Dance Attack. Dance Attack. Dance Attack. Dance Attack. Ma siamo puntuali che quasi quasi siamo più perfetti degli orologi svizzeri. Sono le 21:30 in questo istante. Marco Marzi e Marco Scarica, ci colleghiamo direttamente con Tarquini e Prevale. Applauso. Eccoci, eccoci. Ci siete? Io sì, sì, come no. Eccolo, eccolo. Ciao Carlo, quanto tempo? Ciao, ciao Francesco. È bellissimo perché si salutano. Da quante ore che non vi state vedendo? 2-3 più o meno. Eravate lì che tamarreggiavate, vero? Facevate i tamarri pronti per un'altra puntata del Gamepad su M2O, vero? Ancora c'è un po' di tempo, dai, fino a domenica. No, adesso vi stavo seguendo in streaming, così vi tengo d'occhio se mi fate i gestacci mentre parliamo. Mi fa piacere. Allora, noi abbiamo un po' di domande, un po' di belle domande pronte. Chi è il primo che vuole rispondere? Francesco, inizi tu? Ecco, va bene, va bene. Allora, noi volevamo sapere come avete iniziato, come vi siete avvicinati alla musica, se ci potete un po' raccontare come avete iniziato a fare i DJ. Ma soprattutto perché l'avete fatto, vorrei chiederci, vero? No, ma noi siamo felicissimi che abbiate fatto i DJ. Ma vabbè, per quanto mi riguarda, io ho iniziato più o meno a 14 anni, mi sembra, avevo. Mm-hmm. Il primo disco, mi sembra, comprato, no, sicuramente era Bliss Team, You Make Me Cry. Quindi non male. Tempo fa, certo. Diciamo. Negli anni 90. Negli anni 90, esatto, esatto. E niente, sai, le festicciole con gli amici all'inizio, insomma, tu stai lì a suonare sempre per 10 ore di fila senza beccare un euro, anzi una lira a quel tempo. Infatti, e poi piano piano, sai, insomma, la radio locale e vai avanti così. Un po' la storia di tutti quanti, noi tutti, che abbiamo. Sì, penso proprio di sì. Ecco, che ci siamo innamorati della musica, della musica degli anni 80, anni 90, e poi abbiamo iniziato a fare così, prima guardando e poi abbiamo iniziato a fare le serate. E questo vostro grande amore per la musica dance in modo particolare, com'è nata? Chi è che mi risponde adesso? Chi è che non ha ancora parlato? Carlo, vai te. Beh, io inizio con la musica sempre a soli 10 anni, organizzando party, come dicevamo, dance con i compagni di scuola inizialmente. Poi sono cresciuto professionalmente all'età di 14, frequentando un corso di DJ, no? Dico, sei cresciuto solo professionalmente? Certo, sì, quello sicuramente. Comunque, scusate l'interruzione, io vi sento un po' basso. Mi senti meglio? Ti sento meglio. Bene, perfetto. A 14 anni praticamente cosa è successo? Poi hai iniziato a lavorare sempre più frequentemente nei locali, eccetera. Sì, quindi sì, in vari locali, anche di zona e tutto, conducendo anche un programma in una radio locale, praticamente del mio paese natale, Subiaco, in provincia di Roma. Ah, benissimo, bene, bene, bene. Posso immaginare la radio, ma la immagino solo esclusivamente io. Perché è famosissima se quella. Allora, poi siete arrivati ad M2O, giusto? Al network. Beh, prima ci siamo conosciuti in una radio locale romana. Mm-hmm. Dove facciamo un programma un po' tipo il vostro, ecco, era insomma tutta musica dance sempre. Qualche cavolata di qua, qualche cavolata di là, e poi Tarquini anche addirittura poi mi mandava la buonanotte con i messaggini d'amore la sera. Certo, sì. Bellissimo. Poi è arrivata la radio e poi la prima compilation che è uscita, la Gamepad 1.0, esatto. E adesso questa, la 2.0, sempre con la Beat Records, e adesso ecco ci siamo con la 2.0, come hai detto tu, è uscita venerdì scorso. Speriamo che andrà bene come la precedente, ecco. Ci farebbe veramente piacere che andasse bene, visto che noi siamo coinvolti anche direttamente con i pezzi, e quindi deve andare bene per forza. Da sottolineare sempre l'acquisto di CD originali. Ah, beh, questo è fondamentale, ricordiamolo, Carlo.
cioè è molto importante che sia un acquisto completamente di CD originali per il bene della musica. Ma certo, certo, non solo della musica, anche dei videogiochi. Ora vabbè, mo, tanto per tornare in tema, no? Certo, certo, in tema con il vostro programma. Vi volevo chiedere ancora due cose. Allora, la scelta delle canzoni, voi avete fatto una scelta dance, un po' in controtendenza con quello che sta andando di moda in giro per il mondo. Beh, ovviamente sì, perché vabbè, d'altronde il nostro programma è questo. Abbiamo deciso assieme alla direzione di M2O di proseguire su questa strada con questa musica che sento piace anche a voi, per fortuna, e quindi è ovvio che la compilation non poteva essere che dance. Ovviamente oltre ai nostri pezzi e ad alcune collaborazioni con i vari DJ Power, Yalma con Made in Italy e tutti gli altri, abbiamo scelto un po' quello che c'era di meglio in giro di questo genere. Questo molto ci ha aiutato anche Mauro Vai, che ho sentito dopo avrete ospite. Certo, certo, non può mancare. Poi, voglio dire, per non parlare poi dei vostri stupendi pezzi unici che non potranno mancare. Francesco, mi hai fatto cadere Marco Scarica dalla sedia. Due marchi. Sì, non poteva essere differentemente. Allora diciamo che il primo è mixato, giusto? Giusto, sì. Il primo CD è mixato con i brani che avete voi selezionato. E invece il secondo sono tracce extended che i DJ possono utilizzare in discoteca. Esatto, diciamo che il primo sono pezzi che già abbiamo passato in gamepad, mentre il secondo CD sono quasi tutti inediti, quasi tutti pezzi nuovi, e per l'appunto sono in versione estesa, quindi anche per i DJ che le vogliono suonare in discoteca. Bene. Naturalmente un'idea di Tarquini anche per lavorare di meno. Mettono extended in modo che non diciamo le cose. Bravissimo, diciamo le cose come stanno. L'ultima domanda mi dovete rispondere velocissimamente: come vedete il futuro della musica dance in Italia e nel mondo? 30 secondi. Allora, il futuro della musica in Italia, punto e basta, direi. Dance, vabbè, no, dai, finché ci sarà qualcuno che porta avanti il discorso, credo ci sarà anche chi ascolta questo genere di musica, per fortuna, come sono i vostri ascoltatori, d'altronde, come i nostri. Spesso, sicuramente molti saranno in comune. Eh beh, penso proprio di sì, sai. Mi fa piacere. Allora, noi vi auguriamo un in bocca al lupo grossissimo per il vostro lavoro. Continuate a comporre, a fare musica e continuate a lavorare su questo network che noi seguiamo sempre con molta ammirazione. Grazie, e ragazzi, grazie, bravi mille, grazie, viva la Gamepad, viva il programma Gamepad, viva Francesco Tarquini, viva Carlo Prevale. E poi che possiamo dire ancora? Evviva la... niente. Ciao ragazzi, un abbraccio! Siete dei miti! Ciao! Dance Attack! Dance Attack! Siamo già arrivati al termine, Marco Scarica. 54. Ma sì, se vuoi ricordare un po' di cose, così abbiamo ancora un paio di minuti. Dov'è il foglietto? Ecco, perfetto. Allora, ricordiamo che questa sera alle 21.30 abbiamo avuto l'intervista con Tarquini e Prevale di M2O. Abbiamo parlato della Gamepad 2.0 e la Gamepad 2.0 la trovate a partire da questo mercoledì al 103 Store di via Roma 16 a Fossano. Ci siamo collegati con Mauro Vai, abbiamo parlato della Gamepad. Ricordiamo ancora che questo sabato saremo allo Studio V e alla Discoteca Cubo. Ricordiamo il Top DJ in The Mix su Radio 103 il venerdì a partire dalle ore 22, il sabato alla mezzanotte, la replica dalle 2 alle 4 del mattino per quanto riguarda il Dance Attack. Ringraziamo gli amici che ci hanno seguito su peopledance.it, fedelissimi come sempre, in modo particolare Alex DJ, Alec Nastaco e Spin, che tutta la sera sono rimasti lì a chattare con noi. E poi cosa possiamo ancora dire a tutti quanti? Che
c'è il gruppo del Dance Attack su Facebook. Bene, perfetto, quindi facebook.it e cliccate Dance Attack, Marco Marzi, Marco Scari. .com. Ah, ma proprio guarda, sbagliarmi una cosa del genere è veramente incredibile. Ciao a tutti, grazie! Alla prossima, a lunedì prossimo a partire dalle ore 21. Ciao!